Buonasera, Piazza Grande. Benvenuti, benvenute. Da 75 anni il Locarno Film Festival illumina di cinema le estati di Locarno, portando su questa piazza e nelle sue sale i film più audaci e i talenti destinati a lasciare il segno. Il Locarno Film Festival per questo storico anniversario ha preparato per voi delle sorprese che scopriremo insieme nei prossimi 10 giorni di festival. Ma per aprire ufficialmente questa 75esima edizione ho il piacere di chiamare sul palco il presidente Marco Solari. Buonasera presidente. Buonasera Giada. Splendido vestito. Lasciamelo dire, e grazie per l'introduzione, molto bella. Signore e signori, buonasera. Sfido qualsiasi organizzatore a non emozionarsi dinanzi a una piazza così, sapendo che è occupata fino all'ultimo posto e che c'è anche tanto pubblico al Fevi che non ha trovato posto in piazza. Voi siete, e lo dico con grande umiltà, voi siete il pubblico più meraviglioso di tutti i festival del mondo. E non l'ho fatto per una captatio benevolentia. L'ho fatto perché sono profondamente convinto anche che voi sentite i film, che voi sentite le vibrazioni che ci sono dei personaggi che sono sul palco. 75 anni, ha detto Giada, adesso potremmo star qui e evocare tanti aneddoti, non lo faccio, voglio essere brevissimo. Ci sono 2 libri meravigliosi in 4 lingue, 2 books about 75 years, 2 Bücher, die Sie kaufen können, über die 75 Jahre. Il y a 2 livres très bien faits sur les 75 ans, sur les 75 ans du festival. Ça, c'est pour le passé. Il y a eu un film excellent de la radio-télévision de la Suisse italienne. Et demain soir, on célèbre un tout petit peu le passé, parce qu'il y aura plusieurs directeurs. Ci saranno diversi direttori artistici, direttori operativi che saranno domani sera sul palco. Questo per il passato. Potrei dire che il 75esimo, signore e signori, è un'occasione per guardare avanti. Io credo profondamente a questo. Queste celebrazioni servono se si guarda avanti. Perché? E ve lo dico convinto, un festival che si ferma è un festival morto. E il Festival di Locarno non si ferma e non si fermerà mai. Vi ho parlato del passato, vi ho parlato del futuro, ma c'è un presente, signore e signori. E il presente non è dato tanto da un presidente, è dato da una squadra formidabile con 2 direttori, il direttore artistico, Giona Nazzaro, il direttore operativo, managing director, Rafael Brunswick, la vice direttrice, Simona Gamba, Fabienne Merlet, e naturalmente anche la comunicazione con Fiorenza Conforti. Vedete, c'è una bella rappresentanza femminile e ne sono felice. Io prego i direttori di venire sul palco con me. È un applauso più che meritato a un festival sind 7 Tage in der Woche und das Festival, die Vorbereitung des nächsten Festivals beginnt am letzten Tage dieses Festivals. Però il ya ne passo il mot la direzione. Locarno è un travail, è un risultato di tutta un'équipe. C'est une équipe d'une trentaine de personnes pendant toute l'année, about 30 or
working all the year long. Après, il y en a 100, 150, 200. Aujourd'hui, on est 900 personnes. 900 personnes. Wir können nicht 900 Personen auf die Bühne bitten. Non saranno 900 che possono venire, anche se tutti lo meriterebbero, ma sono circa. Giada? Ah, sono tutti i capi settore. Tutti i capi settori, una trentina, sono quelli che lavorano dalla mattina alla sera. Venite sul palco, per favore, e presentatevi al pubblico di Piazza Grande. Voilà, derrière le travail, les personnes. Allora, vi promettiamo tutti insieme una bellissima serata e, adesso faccio un po' lo sbruffone, altri 75 anni di edizioni magnifiche in piazza e nelle sale. Grazie mille, buon festival, con questo lo apro ufficialmente qui davanti a tutti. E qualcuno ha salutato la mamma, era inevitabile, ecco. Va benissimo. Buona serata a tutti con questo nostro festival. Grazie mille a tutta la direzione operativa, a tutti i capi settore e al presidente Marco Solari. E buonasera, Giona. Buonasera, Giada. E buonasera, Piazza Grande. E buonasera a tutte le amiche e gli amici che sono al FEVI, che ci seguono dal Pala Expo FEVI. Giona, tu hai scritto una cosa che ci è piaciuta molto. Hai detto, si legge 75, ma a ben vedere è un numero uno, una prima edizione. Che cosa significa questo per te? Perché dopo 75 anni di Locarno Film Festival, 75 anni che hanno scritto la storia del cinema del XX secolo, con tutto quello che è stato fatto nel XX secolo, non si può che ricominciare da capo per fare meglio e per rivivere tutti insieme altri 75 anni così entusiasmanti. Ci raggiungono ora sul palco i due comitati di selezione che ti hanno accompagnato nella definizione di questa edizione che stiamo per scoprire. Ai comitati di selezione va ovviamente la mia gratitudine più sentita e profonda, perché hanno messo a disposizione di questo lavoro, che è sovente invisibile, poco visto se non quanto arriva direttamente nelle sale, tutte le loro competenze, le loro conoscenze, la loro passione e soprattutto il loro desiderio di dare sempre il meglio. E inizio con il comitato dei Pardi di Domani, perché è lì che nasce il futuro del cinema che abbiamo da sempre allevato a Locarno, e invito a raggiungerci sul palco Eddie Bertozzi, Anne Gaschütz, Enrico Vannucci e Valeria Wagner. Benvenuti. E adesso voglio presentarvi i compagni di avventura del comitato lungometraggi, con i quali abbiamo visto tantissimi film, abbiamo discusso, a volte anche animatamente, ma sapevamo sempre che il risultato finale sarebbe stato presentarvi questi film di questa edizione. E quindi vogliate accogliere calorosamente Pamela Bienzobas, Mathilde Henrot, Stefani Vancic, Giovanni Marchini Camia, Daniela Persico. Al di fuori di ogni retorica, loro sono i migliori compagni di avventura che chiunque possa desiderare. La loro competenza, la loro passione è indiscutibile e il festival deve loro tantissimo, io per primo. Grazie. Grazie al comitato di selezione. Thank you, selection committee. We are excited to discover the films that you selected. And now let's take a look at some pictures that make up this festival. Sì, è la clip del festival che è stata montata dal nostro bravissimo Mauro Filipponi, che ha visto i film e ha saputo creare un micro percorso attraverso questi film. Grazie, Mauro.
modo siete disturbati. These were images of films that you are going to see in the next 10 days and tonight, of course. Internationally recognized professionals and artists will award prizes to the films in competition. They are seated here in the first rows of the Piazza Grande. We are very proud to introduce you the juries. Yes, the jury that accepted to be part of this journey are among the most respected, most admired film professionals in the world. They were invited quite early on when we began working on this edition of the festival, and they all accepted, and they are all here tonight with us. We start with the members of the Pardi di Domani. Yes, we have Walter Fasano, Asra Desnis Okai, and Ada Solomon. Please stand up. We would like to see you. Thank you. Let's continue with a new jury, Pardo Verde WWF. Thierry Hugo, Sonia Seviratne, Alessandro Rack, please stand up. The next jury is Opera Prima. We have Bu Junfeng, Sharam Mokri, Madeleine Robert. Let's continue with Concorso Cineasti del Presente. We have Annick Maner, Gidanjali Rao, Katriel Shori. Last but not least, we're now pleased to introduce you the jury members of the Concorso Internazionale, which will present the Pardo d'Oro to the 17th, to one of the 17 films competing this year. We have Prano Bailey Bond, Alain Giraudy, William Horberg, Laura Samani, and the President Michel Merkt. Thank you for being here and all the best with your work. And please don't forget that you are also a jury. You are the largest jury in the world thanks to the Prix du Public UBS. Don't forget to vote your favorite film via the app or the website. E quest'anno, Giona, parliamo di novità, abbiamo detto che ci sono tante sorprese, c'è una grande novità che riguarda la Piazza Grande. Quest'anno, infatti, prima di vedere ognuno dei film o dei film sulla piazza, vedremo un cortometraggio, una Postcards from the Future. Sì, è una iniziativa che abbiamo messo a punto come festival con l'apporto della radio televisione svizzera e ci siamo posti una domanda. Partendo da una vecchia intervista di Serge Danet, il grande critico dei Cahiers du Cinéma, che diceva che i film erano delle cartoline inviate da un posto a degli amici. E noi abbiamo pensato che era bello riprendere questa idea della cartolina e abbiamo chiesto a degli amici, dei cineasti che apprezziamo, che stimiamo, dei cineasti affermati, cui abbiamo associato una serie di cineasti svizzeri emergenti o quasi che hanno fatto il loro primo film, di lavorare insieme e di mandarci delle cartoline dal futuro, perché questo è uno dei modi per iniziare a immaginare quello che ci aspetta domani. Iniziamo naturalmente questa sera, e questa sera una cartolina che ci parla della tragica attualità. Fra le registe invitate abbiamo invitato la cineasta ucraina Natalka Voroshbit, la regista dell'apprezzatissimo Bad Roads. Il film è stato realizzato subito dopo la guerra che la Russia sta facendo all'Ucraina,
Natalja con la sua famiglia ha dovuto riparare a Vienna e nonostante tutto ha trovato il coraggio di lasciarci una testimonianza toccante. Ci sembrava il modo migliore per ricordare la resistenza del popolo ucraino. E avremo il piacere di avere con noi le registe e i registi di questo progetto domenica sera qui sulla Piazza Grande. Jonah, we now move on to tonight's award with a very special guest. It is the Excellence Award Davide Campari. Jonah, what made you decide want to pay homage to this artist? The person that we are honoring tonight in the opening night of this Jubilee edition of the Locarno Film Festival is an extremely talented artist. He's able of doing everything. I mean, the first time we noticed him, he was barely 12, and he was playing Charlie Chaplin in Shanghai Nights. And then he went on doing films like Anna Karenina, but also films like Kick-Ass or Godzilla, and other films like Nocturnal Animals. And we thought that such a complete and multifaceted artist was the best way to celebrate the future that still awaits us as a festival. And we wanted to do this with him. And here's his tribute to his career. Nice move, kid. So why'd you come back? Why'd you give up the sale? 'Cause I'm a fool. Guess I'm a fool too. Well, put her there, fool. I never got your name. Name's Chaplin. Charlie Chaplin. Oh yeah. Didn't see that, did ya? Think it's best that you just walk away. Well, maybe you shouldn't do that. What? Huh? You looking at me? Well, this is my business. I want to know if they hurt! Answer me! Answer me! Answer me, you fucking bastard! Ices are being served. I would prefer to try a cigarette. Courage. I'll try another one sometime. When? Where? Just as I was thinking your manners had improved since Moscow. You behaved badly. Very badly. Who was responsible for that? All right. We hide it. We end our lives. That's the only way to be sure. As to when, maybe that's every man's decision to make for himself. You're not gonna kill us. If I ever find you, I will. You won't look too hard. Yes, I will. That you may cause me.
Piazza Grande, please give a warm Locarno welcome to Aaron Taylor Johnson. Welcome. Welcome to Locarno. Thank you for being here. In this short clip, we have seen the wide range of your talent. Which is the what is the criteria by which you choose your films? Well, firstly, buonasera, Piazza Grande. This is a spectacle, isn't it? Wow. This is really beautiful. I just want to say a few words before we, because this is exceptional. This really is a magical night to be standing here on opening night and to be receiving the festival's David Campari Award for Excellence. I mean, I genuinely don't follow my career outside my worldview. I'm in my own little bubble with my wife and my daughters and being home in nature doing everyday fatherly duties. So, in fact, sometimes people ask me what I do and I say, I'm a dad and I do acting on the side, part time. But recently though, I've been feeling a subtle shift and I'm trying to grow into those shoes where I'm proud to celebrate the actor in me. Because these movies I make, these roles I play are also my joys in life. They're my passions and they're my loves. So when I received this wonderful accolade from Jonah and Raphael, I had to reflect on what it is that has brought me to this very moment. I'd be kidding myself if I thought this was all my own genius, you know. I mean, that'd be nice, but no, that's not the truth. I only have to think of all the people I've worked with over the years, and I realize that it's not my singular journey that has brought me here. It's not me as an individual. It's a collective. It's a team effort. Acting in itself is a concept of reacting, and it's mostly off another performer. I draw from actors opposite me. I observe. I feed from it. I'm energized and inspired by all those around me. Because our industry is very much a collaboration. It's this creativity that I thrive in, you know? And I'm constantly in the process of learning. I'm making mistakes all the time. In fact, I'm thinking of making some more. I probably made 5 already. But the more I grow and evolve in the world of film, the more I can really see that it takes everyone around us. It takes a village, it really does. Or a piazza of 8,000, you know? It also takes a lot of faith in yourself and faith in others. Because I seem to like to work in this pocket of vulnerability somewhere out of my comfort zone. I feel it challenges me creatively. But this is where I lean heavily on others. I put my trust in my directors and their crew, and you start to see the studio, like Sony, and the people on the inside are there too. They're supporting you on your journey, on your path. So, at this very moment in my life, I'm incredibly grateful for this opportunity and this acknowledgement to celebrate what I love doing the most. And to feel the support of Locarno Film Festival, believe that I'm excelling, only restores my faith in my choices and the direction I'm heading in. And most importantly, myself. It's these considerate efforts and acknowledgements from the established film festivals that are pushing me humbly along my way, so thank you. Thank you for thinking of me and considering me and presenting me with this prestigious award on your 75th anniversary.
This means so much to me. Thank you. Thank you. Thank you so much, Aaron, for these beautiful words. Thank you. Thank you. They're all here for you. Thanks for coming out tonight. What a beautiful, beautiful spectacle, honestly. And now we're delighted to present the Excellence Award Davide Campari to Aaron Taylor-Johnson. And I call on stage the Managing Director, Davide Campari Switzerland, Enrico Mulas. Buonasera e benvenuto. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening. Buonasera, signore e signori. Siamo molto orgogliosi di essere per il terzo anno consecutivo partner ufficiale del Locarno Film Festival. Insieme crediamo fermamente nel potere del cinema e nel ruolo di questo incredibile festival come propulsore di creatività e di passione per il cinema. We're honored to sponsor the Excellence Award Davide Campari, named after the great innovator who led Campari to succeed. He trusted the brand's identity into the hands of the best artists of his era, realizing how to use the universal language of art to push boundaries beyond the norm. So for this reason, I'm very excited and honored to hand over to you this Excellence Award tonight. Thank you very much. Come on, that's beautiful. Thank you so much. What a pleasure. Thank you very much. Grazie mille, Enrico Mulas. Aaron Taylor-Johnson, please stay with Aaron, us. Please stay with us a couple of seconds. Don't go, please. We would like to thought present got away you with it. Tonight's thought film. Thought I got away with it, guys. Please go forward for the picture, sir. Thank you. Jonah, now we will introduce tonight's film, a film that will thrill the Piazza Grande. Yes, the film that we are about to see is Bullet Train. It's a film directed by David Leitch. And when we had the opportunity to see it, we immediately thought this is the opening film because it's a thrilling ride, it's a comedy, it's an extremely clever and smart film, and Aaron shines throughout the whole film. And so we thought, this is it, this is our film. Yeah, well, I feel like you've been patiently waiting, desperately waiting to see a movie. Now, this movie, I'm glad we're showing you on opening night because you're going to laugh from beginning, and it's going to be light and joy, and I think it's going to be a good one to kick off the summer. I'm sorry there's no AC in this this joint here. You're just going to have to keep with the heat wave, but, you know, it's late, so it's going to be a good one, a good ride. It's a real pleasure. Thank you very much indeed. Thank you. And before the film, we'll have a surprise for you all. Have a great night and enjoy the screening and fasten to your seatbelts. See you tomorrow. Thank you. Good night. Hello, Locarno Film Festival. This is David Leitch. And Brad Pitt. A very warm welcome from us to this special screening on the opening night of this year's festival. And congratulations to the whole festival crew on your 75th anniversary. It's a fantastic achievement, and what an honor to be part of this festival with our movie Bullet Train. Look, we're really excited to present this movie on the beautiful Piazza Grande in Locarno at the giant screen format in front of more than 8,000 people. This is how the movie was meant to be seen, and we thank the festival for making that possible. And thank you for honoring our own Aaron Taylor-Johnson, who is with you tonight. And congratulations to him for being presented with the Excellence Award Davide Campari. Now, you have the whole seat, but you're only going to need the edge. Enjoy the movie.